Oggi il video inizia un po' brusco, una scoperta di un furto così tazza in diretta ve la racconto. Scene di Colareco bellissime, dei commenti sulla situazione assurda immigrazione, un sacco di argomenti insieme. Quindi se vi va seguite tutto il video, disordinato ma con tanto amore. Ciao! Vedi questa signora? Tanto perché appunto io non lo faccio manco apposta, mi vengono addosso le cronache di Corraleco. Mi ha raccontato in questo momento e ora a questo punto a ritroso vi lascio con il video di oggi perché questa forse è la prima cosa da raccontarvi. Oggi, vedete, io abito qua. Beh, stamattina c'era la polizia perché in quell'appartamento, in quell'altro accanto, e qua ci abito io e qua c'è la signora inglese che avete appena visto, quindi non è che sta all'abbandono, sono venuti a rubare. Addirittura è rientrato il padrone di casa e ha trovato la porta aperta e quello che stava ancora dentro. Cioè, che dire, qua sì, poi li trovano pure subito perché persino alla mia amica a cui hanno rubato le bici le hanno già ritrovate. Però, ragazzi, fa un po' impressione perché sono giorni e giorni, tra l'altro, che se tu esci e rientri la sera. Ieri, per esempio, io sono uscita con Natalì dopo cena un attimo a comprare l'acqua perché avevo finito l'acqua qua, non è potabile, non la puoi bere, la devi andare a ricomprare. E c'era il signore che controllava con la torcia e tutto all'entrata e all'uscita. Controllo cose qui. Continuano i furti, io sono un po' stupita da questa cosa, anche perché mi chiedo oltretutto, ma vabbè, ma che se rubano tanto qua dentro? A me mi potrebbero fare del male giusto col computer, ma è molto relativo, non sono case piene di roba preziosa, quindi qua stanno proprio alla disperazione. Vabbè, fatto questo appunto estemporaneo perché proprio ora l'ho saputa in diretta, ve l'ho detta. Per il resto mi dispiace per quelli che amano il torbido, ma vi lascio immagini di una giornata secondo me bella. Amici, sto per andare a prendere Natalia a scuola. Mi sa che oggi con amiche si va in spiaggia perché il tempo c'è tutto, anche se devo dire caldo, ma super 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 ventoso oggi, altro che paleoliche terme come l'altra mattina. Nonostante il vento poderoso, c'è un temerario che sta provando persino a entrare in acqua e fare il bagno. Guardate oggi che bello vedere come vanno col windsurf. L'acqua che brilla da morire, mi sono rintanata in un angoletto, dopo vedrò se si sente quello che dico, non ne ho idea. Comunque è bellissimo pure quando è così ventoso, perché forte è questo comunque sia. L'idea era pure quella di andare al mare, infatti ci abbatte tutto, cioè si sta comunque benissimo ragazzi, però mamma mia, ti si porta via il vento e questa è una cosa, ma a volte sembrano banalità, ma mi chiedete anche di parlare del meteo. Andare in bici contro vento, ho scoperto che è peggio di una salita veramente con questa pendenza. Ci sono dei momenti in cui pedalo, magari persino in discesa, ma contro vento. Ragazzi, non potete capire che cos'è. Come vedete passano surfisti a gogo. C'è vento, ma vi ricordate di lui? C'era nel video in cui avevo parlato di Macoreri. Che pensa? Come va a essere Fuerteventura nello prossimo Ma io mese? credo che tu devi essere stramogliato qui, Sì, è una mente. Veramente intuizione me la sa. io spero che sia nel trasporto Era no, per credo che sia la Semana Santa la sala di e speriamo. Io è importante para mí perché la gente che mi sigue sempre mi Sì. dice tienes que hablar con los majoreros, con los canarios, no solo con los italianos. Lo so, tu sei de Venezuela, però eres hispano. Hombre, claro. E ora casi canario. Non so che ne sia. Mi sento parte di questa isola un poco. Che va tempo, no? 5 mesi, sole. Sì, solo. Però mi gusta Pues moltissimo. nada, pues me ha entrevistado una chica muy encantadora y que siga con lo suyo que va bien, que va muy bien. Vale. Vi faccio vedere un pezzo che amo moltissimo. Qua le onde oggi belle, bellissime. Guardate come si infrangono là su quegli scogli. Spettacolo, io vengo un po' prima qua davanti a scuola di Natalì per godermi tutto ciò. Qua è bello selvaggio appunto, ti deve piacere. Non... Cioè siamo ai bordi poi della cittadina perché quella che ora vi faccio vedere, mare selvaggio, vulcano, eccetera, eccetera, eccetera. Però quella stradona, eccola, lì c'è scuola di Natalì e quella è Avenida Juan Carlos, che poi è praticamente una grande, grandissima parallela più vicina al vulcano di Avenida Nuestra Signora del Carmen. Questo guarda com'è
mi sta, beato a lui. Cioè, a me questa zona qua che mi sto lasciando alle spalle, pedalando, che è la zona Bristol, mi fa impazzire. Chiunque mi chieda, ah, ma quale zona, dico da Lecco, secondo me è quella, perché unisce, vento qua è dura, unisce la bellezza, il mare proprio bello selvaggio davanti, al fatto che comunque praticamente stai proprio nel casco viejo, cioè nella parte, tra mille virgolette, antica di questa cittadina. Oggi veramente ci sta una favola. Dopo la spiaggia siamo venute qua alla Spalmera, al negozietto che come vedete è carinissimo, è quello preferito di Natalie tra l'altro. E mi dite sempre che ultimamente non passo più alla Spalmera al bar di Max. Beh, ora ce l'ho alle spalle, quello è il bar di Max, questo che vedete alle mie spalle, e lui come al solito non c'è. E quindi pur volendo, niente, l'incontro, il fattaccio non l'abbiamo fatto. Comunque vi continuerò ad aggiornare su quest'isola che oggi devo dire che buffo. Ma andò a vedere il sito dell'aeroporto, oggi pieno di inglesi, abbiamo fatto difficoltà a sederci a un bar ed avere il tavolo alle distanze giuste perché erano veramente tantissimi gli inglesi seduti là, tutti a ubriacarsi a livello italico. Una signora è svenuta, si è sentita male per strada, ce ne siamo andati che mi figlia, oddio che gli è successo, cioè tipo 60 anni e non sentirli e vedere una che si sente male perché si è bevuta a 60 anni tipo 20 birre di seguito, non so se è una cosa che mi fa simpatia o tristezza. Visto no, che comunque le notizie vedo che vengono apprezzate, ma giustamente un'altra piccola cosa prima di lasciarvi appunto alla giornata di oggi in giro per le vie di Corralejo. Beh, qua persino la missione cristiana moderna, che come vi avevo già detto in un altro video, ma insomma che ci vuole ribadirlo, è quella che si occupa di un po' tutti i casi alle Canarie, a Forteventura in particolare, di povertà, marginalità sociale, degrado, eccetera, eccetera, no? Quindi le colas della hambre sono quelli che appunto nelle code della fame aiutano. Beh, a parte questo, adesso Forteventura, ultima di tutte le 8 isole Canarie, si è unita con la sua missione cristiana moderna alle proteste proprio ufficiali perché tanti migranti vengano ricollocati, e in questo caso appunto da chi viene questa cosa? Proprio da chi se ne occupa in maniera totalmente non solo antirazzista ma proprio tesa all'accoglienza. Il fatto è questo, che primo, si stanno aprendo nuovi spazi che si pensa siano, debbano essere a tempo indeterminato, quindi il progetto, ahimè, come alcuni protestano, è rendere le Canarie comunque il centro di immigrazione permanente, almeno per quello che riguarda la Spagna, almeno per quello che riguarda i prossimi anni. Ma oltre a questo c'è un fatto che ora, perché le cose poi ogni settimana cambiano, beh, ora stanno cominciando realmente a cercare di sloggiare dagli alberghi questi migranti, ma sapete la nuova tendenza qual è? La follia della diseguaglianza, in effetti, poi, tra quelli che soggiornano in hotel ormai da tempo, da mesi e mesi e mesi, e quelli che da mesi e mesi e mesi stanno comunque invece accampati in tende oppure sul molo di Erginegin senza nemmeno i bagni chimici. Sta cominciando a diventare una follia della diseguaglianza, persino questa degli immigranti clandestini che non, comunque non hanno un posto definitivo, basta sempre con sta faccia.